Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Questa mattina i carabinieri delle compagnie di Giuliano in Campania e di Caivano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura a carico di 13 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, detenzione e porto d'armi, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso. In particolare dalle indagini sarebbe emersa l'operatività di un sodalizio di tipo camorristico all'interno dei territori di Fratta Maggiore, Fratta Minore e zone limitrofe che agendo in contrapposizione armata con altri gruppi criminali per imporre la propria egemonia avrebbe posto in essere una lunga serie di attività illecite agendo anche in danno di imprenditori e commercianti locali. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Gli indagati sono stati sottoposti 11 alla custodia del carcere, 2 al divieto di dimora in Campania. Ha consentito di scoprire l'indebita percezione da parte di 285 extracomunitari del reddito di cittadinanza per un importo di oltre 2,3 milioni di euro. L'indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che è coordinato dalla Procura Partenopea, ha oggi notificato 6 arresti, 4 in carcere e 2 ai domiciliari, ad altrettanti presunti appartenenti ad un'associazione a delinquere con base nel capoluogo campano. I reati contestati sono a vario titolo quello di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio. Le persone che beneficiavano del reddito avrebbero dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni. Eseguivano acquisti simulati di alimenti con le carte PostePay e poi si facevano restituire la somma pagata in contanti alla banda di truffatori, spettava una quota variabile tra i 10 e il 20%. Il meccanismo prevedeva l'uso di fatture false emesse da una società in realtà non operativa. I proventi di questi illeciti poi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili da intestare alle rispettive mogli. Avrebbero anche prestato denaro a tasso usuraio variabile dal 30% ad oltre l'800%. Le persone arrestate questa mattina dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria. Le vittime di usura sono 15, tutte in gravi difficoltà finanziarie, minacciate e aggredite quando non rispettavano la scadenza dei pagamenti. Parlano chiaro i numeri presentati dallo studio PwC nel corso del secondo giorno degli Stati Generali della Nautica da diporto a Napoli con il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nel 2023 le prenotazioni di imbarcazioni sono cresciute rispetto allo scorso anno, più 130%. E la spesa media degli italiani nello stesso periodo di confronto registra un più 53%. Dunque la nautica da diporto è una risorsa indispensabile per l'economia nazionale e ancor più per il sud Italia. Il turismo è parte essenziale dell'economia nazionale, su questo punto non ci sono dubbi, ha dichiarato Daniela Santanchè all'incontro partenopeo, dove non ha risparmiato una stoccata molto forte al governatore De Luca. La Campania, come tutte le altre regioni, avrà i fondi che deve avere, perché ci mancherebbe altro in un territorio così importante se non venissero dati. Però lei ha detto un appello a De Luca a mettere in piedi tavolo. Io glielo faccio da quando sono diventata ministro, sono venuta a Napoli in più occasioni, ho sempre chiesto al governatore De Luca di vederlo, incontrarlo, io non lo incontro mai, non lo vedo mai, io sono assolutamente a disposizione, non sono un parcheggiatore abusivo, voglio fare le cose non abusive ma le voglio fare bene, e la squadra, non so se lui c'ha qualcosa contro, io sono a favore dell'Italia, della Campania, di Napoli, del progetto del turismo. Le parole positive del ministro hanno ispirato il sorriso del presidente Afina Gennaro Amato, che ancora una volta ha trovato piena soddisfazione e confronto per gli interventi dei rappresentanti del governo che da giorni si stanno alternando al palco napoletano. Abbiamo il governo che viene a Napoli a presenziare con 3 ministri, significa
che abbiamo fatto passi da gigante in questa città. E il motivo per cui gli Stati Generali della Nautica è stata organizzata proprio qui, era per accendere i riflettori sulla criticità nautica che vive l'Italia con le marine, sulla criticità nautica in maggior trend negativo che vive Napoli, perché Napoli purtroppo non ha marine. Lo rimarco per l'ennesima volta, Napoli non ha marine. L'impegno del ministro per la città di Napoli ha trovato poi spalla forte nelle parole del presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, che si è detto disposto, assieme al gruppo bancario Icrea, a sostenere gli investimenti, gli imprenditori, ma soprattutto coloro che vogliono acquistare una barca. Una proposta concreta, la nostra, da parte della nostra banca, delle nostre banche di credito cooperativo, che è quello di sostenere tutto il mondo della nautica, quindi sia sotto il profilo pubblico nella costruzione di porti attraverso le nostre attività di project financing, il sostegno forte, certo e sicuro ai produttori, di modo che possano dare un'offerta in termini di imbarcazioni di natanti adeguata a un pubblico del terzo millennio, e favorire poi l'accesso al credito per il pubblico per comprare gommoni, barche, barche da diporto. Tutto questo al servizio della nostra comunità. Abbiamo capito ancora una volta oggi quanto sia importante per il nostro prodotto interno lordo regionale e provinciale la costruzione di marine e tutto il settore della nautica. Quindi il credito cooperativo, la BCC di Napoli, c'è. Festival della filosofia in Magna Grecia, il PNRR per prevenire e contrastare la dispersione scolastica in Campania e nel Mezzogiorno e promuovere la crescita relazionale dei ragazzi. Io, tu, noi, dall'incontro alla relazione, un progetto di 3 giorni alla Fondazione Alario di Ascea, con oltre 200 studenti del liceo Quinto Orazio Flacco di Portici, accompagnati dai genitori, dai docenti e dalla dirigente scolastica Yolanda Giovidelli, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Abbiamo inteso far come obiettivo cercare di far uscire quello che si chiamano i talenti, far uscire fuori quelli che sono i talenti dei giovani, quindi le loro più vere inclinazioni, e quindi abbiamo organizzato una serie di attività e di laboratori teatrali, musicali, anche di videoscrittura, eccetera, eccetera, quindi una serie di laboratori dove i ragazzi sono protagonisti, chiaramente, si mettono in gioco e quindi riescono veramente a far uscire il meglio di sé, ma anche, altra cosa importante, è il momento di aggregazione e di socializzazione che va al di là della classe, dei docenti, un momento dove i ragazzi si sentono liberi di parlare e di ascoltarsi. Poi abbiamo anche invitato le famiglie, è importante perché il progetto ci dà la possibilità pure di organizzare una serie di incontri di supporto alla genitorialità. Un progetto promosso e organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Festival della Filosofia in Magna Grecia, che ha riscontrato grande successo in tutta Italia dopo l'iniziativa pilota realizzata con il Liceo delle Relazioni e delle Responsabilità Morgagni di Roma e successivamente con il Liceo Fermi di Aversa, per dare valore al ruolo della scuola come agenzia formativa di relazione e di creazione di cittadini responsabili. Soddisfazione nelle parole di Giuseppina Russo, presidente del Festival, e Salvatore Ferrara, responsabile scientifico. Siamo anche noi parte di questo mondo che sono le agenzie educative. Insieme alla scuola e insieme ai genitori facciamo in modo che questi ragazzi possano abitare luoghi del benessere. Benessere inteso come capacità di potersi relazionare, incontrare, prendere un maggiore contatto con se stessi e quindi lavorare sulla consapevolezza di questi ragazzi e fare in modo che attraverso questi percorsi siano sempre più attivate quelle competenze che riguardano appunto le skills for life di cui l'OMS si fa grande promotore da anni, e quindi rispondiamo a questo bisogno di proprio di disagio e attraverso appunto questo percorso del PNRR, e in particolare siamo con il liceo classico
Orazio Flacco, quinto Orazio Flacco di Portici, proprio per far sì che anche i ragazzi che hanno bisogno di un maggiore confronto, di una maggiore capacità di essere in relazione gli uni con gli altri, possano vivere un'esperienza importante anche fuori dalle aule scolastiche. Quindi sono venuti qui in Cilento, in particolare ad Elea, antiche Elea, oggi Ascea, a vivere questa esperienza immersiva e quindi anche con i genitori che in questi giorni hanno voluto accompagnare anche i loro figli per potersi sentire anche loro protagonisti insieme alla scuola, insieme a noi come agenzia educativa. Tutti insieme facciamo squadra. La relazione, direbbe Buber, è al principio di tutto e noi ci diamo cura della relazione, ma non c'è relazione senza incontro e oggi più che mai è difficile incontrarci. È difficile che le persone si incontrano. Noi di solito frequentiamo, direbbe Marco Gé, questo sociologo francese, frequentiamo non luoghi. I non luoghi sono le nostre autostrade, i nostri aeroporti, i nostri pullman, i nostri supermercati, i nostri centri commerciali, dove la speranza, anzi, è di non incontrare nessuno che conosci, quindi dove ci si è soli in mezzo a una moltitudine. L'incontro dunque non è facile da verificarsi. Quando c'è, quello è il principio di una relazione. E noi abbiamo verificato anche adesso, quando l'incontro, quando i ragazzi hanno avuto la forza, il coraggio di guardare l'altro, di incontrare l'altro, sono cominciate relazioni. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.